Questo programma è presentato da Davanje e Mauri Faber. Realizza il tuo gioiello, un sogno che diventa realtà. Evolution Bikes, il centro più grande del sud Italia per gli amanti del ciclismo. Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti a Una vita da Miss Vesuvio. Siamo a Nola, sede della nostra finalissima 2024, ma prima di cominciare vediamo com'è andata lo scorso anno. E adesso siete pronti a conoscere le nostre Miss finaliste? Cominciamo! Ciao a tutti, mi chiamo Ludovica Petrone, ho 19 anni e vengo da Pignataro Maggiore, un paesino della provincia di Caserta. Sono davvero felice di essere qui oggi per raccontarvi un po' di me. Attualmente sono una studentessa, infatti frequento la facoltà di ingegneria biomedica all'Università Federico II di Napoli e sono una persona sempre alla ricerca di nuove sfide e opportunità per crescere. Il mio percorso professionale e personale è stato guidato da una grande curiosità e dalla voglia di migliorarmi ogni giorno. Tra i miei obiettivi futuri c'è sicuramente quello di affermarmi nel mondo della moda, che è una delle mie più grandi passioni, ma anche quello di costruire una carriera che mi permetta di esprimere al meglio la mia sensibilità e la mia personalità. Vorrei inoltre contribuire a sensibilizzare le persone su temi che mi stanno davvero a cuore, come l'accettazione di sé e la diversità. Parlando della mia famiglia, siamo 4 persone più 2 cagnolini. La mia famiglia è il mio punto di riferimento, ho un rapporto molto stretto con i miei genitori che mi hanno sempre sostenuta in ogni scelta e mi hanno trasmesso quelli che sono i valori dell'impegno e della determinazione. Ho anche una sorella con cui ho un legame molto forte e affettuoso. Siamo una famiglia unita che si sostiene a vicenda e questo mi ha insegnato l'importanza del rispetto e della comprensione reciproca. Inoltre per me sapere di avere sempre il loro sostegno è una grande forza e cerco di portare con me questi valori in tutto ciò che faccio. Per quanto riguarda il mio carattere, posso dire che tra i miei pregi c'è sicuramente la determinazione. Infatti, quando mi pongo un obiettivo, faccio tutto il possibile per raggiungerlo e non mi arrendo molto facilmente. Sono anche una persona molto empatica, infatti mi piace ascoltare gli altri, offrire supporto e trovare il modo di aiutare tutte le persone che mi circondano. Però, come tutti, anche io ho i miei difetti.
A volte posso essere un po' troppo perfezionista, il che mi porta a mettere molta pressione su me stessa. Voglio sempre fare del mio meglio, infatti quando non ci riesco tendo ad essere molto critica con tutto ciò che faccio e soprattutto con me stessa. Inoltre posso essere impaziente, soprattutto quando le cose non vanno come appunto io le ho pianificate precedentemente. Tuttavia sto lavorando su questi aspetti e cerco di essere più indulgente con me stessa e di accettare che l'imperfezione fa quindi parte della vita di ognuno di noi. La mia passione per la moda è nata molto presto. Ricordo infatti che da bambina passavo le ore a osservare mia madre mentre si vestiva per uscire, ammirando quindi il modo in cui riusciva a combinare i capi e gli accessori. Crescendo ho capito che la moda è molto più di semplici vestiti, infatti rappresenta un modo per esprimere la propria personalità, le proprie emozioni e soprattutto il proprio stile. La moda per me è una forma d'arte, è un mezzo di comunicazione potentissimo. Infatti ho cercato di studiare gli stili, le tendenze e mi piaceva creare i miei abbinamenti, cercando quindi di trovare sempre nuovi modi per sentirmi me stessa attraverso ciò che indossavo. Oggi però la moda non è solo un hobby, ma rappresenta un vero e proprio percorso di vita che vorrei sviluppare sempre di più. Oltre alla moda ho altre passioni che mi completano, come ad esempio adoro viaggiare, quindi scoprire nuove culture e immergermi in esperienze diverse che mi aiutano quindi a crescere come persona. Il fitness è un altro aspetto importante della mia vita, infatti mi piace tenermi in forma non solo per l'aspetto fisico, ma anche per il benessere mentale che l'attività mi dà. Sono anche molto appassionata di fotografia, poiché considero quest'ultima come un modo per catturare e raccontare emozioni e soprattutto momenti speciali. Recentemente ho partecipato ad una selezione importante e sono orgogliosa di dire che ho vinto la fascia di Miss Vesuvio durante la selezione tenutasi ad Orta di Atella. È stata un'esperienza incredibile che mi ha permesso di mettermi in gioco, di confrontarmi con altre ragazze talentuose e di credere ancora di più in me stessa. Questo titolo rappresenta per me un punto di partenza, una grande opportunità per crescere, ma soprattutto per migliorarmi. Per quanto riguarda la finale del concorso Miss Vesuvio 2024, mi aspetto che sia quindi un'occasione straordinaria per continuare a imparare a crescere, non soltanto a livello personale, ma anche come modella e come persona che vuole rappresentare quindi un messaggio positivo. Inoltre, mi piacerebbe che la mia partecipazione al concorso fosse un esempio per tutte le ragazze che, come me, desiderano affermarsi e sentirsi quindi sicure di se stesse, indipendentemente dagli standard e dal giudizio altrui. Voglio vivere ogni momento della finale al massimo, imparare dalle altre concorrenti e godermi sicuramente ogni attimo di questa bellissima esperienza. Sono sicura che sarà un percorso entusiasmante e non vedo l'ora di scoprire cosa mi riserverà questa avventura. Grazie a tutti per avermi ascoltata e speriamo di vincere. Perdetevi le altre puntate per conoscere tutte le finaliste 2024 e adesso vi lascio con la nostra rubrica di valorizzazione del territorio, Campania in pillole. Madonna della
Parco è una frazione del comune di Sant'Anastasia nella città metropolitana di Napoli. Il comune ospita il famosissimo santuario di Madonna dell'Arco, meta di numerosi turisti. Il santuario fu realizzato nei primi anni del 600 in stile neoclassico, a croce latina, alternando il grigio dei cornicioni con il bianco delle pareti tappezzate da tavolette votive. Entrando si rimane affascinati dalla bellezza del tempietto realizzato da Bartolomeo Picchiatti nel 1621, che custodisce la venerata immagine della Madonna dell'Arco, posto proprio al centro della navata centrale sotto la cupola. È solito chiamare e riconoscere i fedeli della Madonna dell'Arco come battenti, che si mettono in cammino insieme verso il santuario, compiendo un cammino di fede e penitenza nel grande pellegrinaggio del lunedì in Albis. Si contano circa 400 associazioni per un totale di 60.000 iscritti. Nei giorni che precedono il pellegrinaggio, i battenti sono soliti attraversare le vie del loro quartiere con gli stendardi accompagnati da bande musicali, invitando tutti a lodare la Vergine dell'Arco con il loro antico canto e chiedono delle offerte che servono loro per le feste che si svolgono nel loro quartiere in onore della Madonna e anche per portare un'offerta al santuario.